Fondamentalmente abbiamo sbagliato, abbiamo fatto errori da sotto clamorosi, come anche nel primo e nel secondo quarto, e alla fine, quando sei un po' più stanco e pensavamo quasi di averla vinta, abbiamo fatto due errori da sotto, ti fanno perdere energia, loro la prendono e ti puniscono. Loro è una squadra che gioca molto di energia, noi l'abbiamo persa, loro l'hanno presa e hanno iniziato a fare canestro, cosa che non avevano mai fatto. Il problema è che abbiamo fatto fare 62 punti a San Miniato in casa e va benissimo. Il problema è che se noi ne facciamo 54, penso non possiamo vincere con nessuno in questo campionato. Quindi se commettiamo questi errori o sbagliamo questi errori da sotto o non siamo in grado di prendere qualche fallo nei momenti chiave, diventa un problema. Questa è una partita che noi l'abbiamo persa nei primi due quarti, perché nei primi due quarti, per come avevamo giocato noi e come avevano giocato loro, dovevamo essere sopra 15. Invece abbiamo chiuso, mi sembra, più 3, perché abbiamo sbagliato l'impossibile. In Serie B non ti puoi permettere di sbagliare tiri da sotto o 100 tiri aperti. Noi sbagliamo i tiri da sotto e purtroppo poi la paghi al 40esimo, quando, come ti ho detto prima, succede tu sbagli un canestro da sotto, due canestri da sotto di fila e perdi energia, loro la prendono e poi hanno giocatori e ti fanno la differenza nei momenti chiave.